Buongiorno ragazzi e bentornati sul canale. Allora, oggi un video un po' particolare, diverso dal solito, perché vogliamo parlarvi di questo prodottino qua che abbiamo montato 2 settimane fa a Forlì dai ragazzi della Larcos. E tra l'altro, se andate su Instagram trovate tutto, perché ne abbiamo parlato anche lì e ne parleremo ancora anche su Instagram. E se non lo state ancora facendo, seguiteci su Instagram e in più iscrivetevi al canale, lasciate il like, la fatelo. Mia vita, 32 denti. Allora, questo prodottino nasce essenzialmente per i van. Sono 3 sacche. La prima cosa da notare è appunto l'ingombro, perché per tenerle insieme, per tenerle ben attaccate, hanno usato questi 3 elastici con delle clip. Ok, se vedete qua che non è perfettamente allineato è perché hanno fatto tutto quanto su misura. Esatto. Quindi partiamo con l'apertura. Si staccano. Le 3 sacchette sono collegate con queste clip a bottone e queste vengono giù. L'apertura con delle cerniere. Ah, le cerniere, ragazzi, non sono quelle cinesate. No, che si intoppa, magari è la prima cosa che uno pensa. È di un liscio, no, da far paura. Super liscio, sia queste che quelle che vedrete dopo. Esatto, queste praticamente vengono giù da sole. Sì. Qua troviamo delle zip belle grosse, sempre belle fluide, guarda come scivolano bene. Tutte e 3 i lati si uniscono perfettamente con le cerniere. E la cosa che mi è piaciuta di più e per cui gli ho fatto i complimenti, perché le cose belle si vedono dai particolari. Allora, qua ci sono delle calamite, sono dentro degli involucri di plastica in modo da non graffiare la carrozzeria. Sì, come si attaccano, si calamite, si attaccano benissimo. Altra cosa super mega interessante, elastici con i gancetti che per far rimanere in tiro la tenda. Allora, adesso qua lo vedete un po' così piegato perché noi dobbiamo ancora comprare qua sempre la stessa tipologia di gancetto, dei pesetti. Esatto, queste qui si attaccano a dei pesetti o comunque con dei picchetti al terreno. Già così, in assenza di vento, comunque rimane sempre bella tirata. Qua c'è un pochino di vento, nulla di che. Stessa cosa anche di qua. No, le calamite sono una roba. Abbiamo già visto su Amazon che ci sono questi pesetti cilindrici che si attaccano lì. Prossimo viaggio vi faremo vedere anche quello. Telo completamente impermeabile, oscurante. Questa qui è la miglior tenda privacy che ci sia sul mercato. Allora, qual è il problema grosso in genere dei Volkswagen, dei T4 come il nostro, ma anche dei T5, dei T6, di quelli più nuovi? Che comunque non hanno un gabinetto, quindi siamo quelli che hanno il WC chimico, quindi il portapotti. Il portapotti in genere, cioè chi lo vuole tenere dentro, noi onestamente dentro non lo vogliamo tenere, lo teniamo nel bagagliaio. Quando serve lo portiamo dentro. Esatto, quindi ogni volta, Luca, mi porti il portapotti, e io ogni volta devo uscire e portare il portapotti dentro. Questa tendina qua non rompo più le palle. Poi si può usare anche come spogliatoio, comodissimo, e davvero ci sta in 2, ma secondo me anche con un bambino e veramente spaziale. In 3 anche con un bimbo anche. Si può creare anche un angolo cucina magari per quando c'è tanto vento. Infatti prossimamente vorremmo comprare il fornello, quello della Camping Gas, quello portatile, perché vorremmo cucinare anche all'esterno, perché dentro comunque quando fa caldo fa caldo. Comunque aumenta lo spazio vitale del van, lo spazio di stivaggio, cioè essere fermi e comunque avere tutto questo spazio in più, soprattutto per noi che abbiamo i mezzi piccoli, è fondamentale. Più aria, più è proprio anche la sensazione bellissima quando sei dentro. Altro mega utilizzo: se sia magari vicino ad un albero o a qualcosa dove potete agganciarvi, lo si tira su e qua una tavolata di 10 persone. Esatto. Allora, poi i ragazzi della Larcos ci hanno chiesto di trovare dei difetti, quindi dandocelo in prova ci hanno chiesto di trovare dei difetti. Onestamente non li abbiamo ancora trovati. Vi lasciamo il link in descrizione, si chiama Tenda Privacy Portellone. Potete anche farvela installare da loro se andate nella loro azienda di Forlì, faranno tutto su misura, tutto perfetto. Adesso prossimamente in uscita il video su Viareggio, perché siamo a Viareggio in questo momento, quindi recensione del campeggio, perché continuiamo con la serie vita da campeggio. Vi lasciamo adesso col video del montaggio che ci hanno fatto i ragazzi della Larcos a Forlì. Ciao!